Torniamo in Italia, scontri, lanci di oggetti, cariche della polizia a Napoli con alcuni feriti tra gli studenti e le forze dell'ordine durante la protesta contro la riforma della scuola. Fermati due giovani, tensioni anche a Milano e Torino. Anna Frangione. La riforma della scuola piace tanto al padronato, fino da studente abito a essere sfruttato. È il popolo della scuola pubblica che oggi ha deciso di scioperare. Così si fanno chiamare i docenti di ruolo, i precari, il personale amministrativo in piazza per protestare contro la riforma della scuola. Diverse le manifestazioni in tutta Italia. A Roma gli Unicobas e altre associazioni in piazza dell'Esquilino. Dal Ministero dell'Istruzione parte il lungo corteo dei Cobas della scuola e dell'ANIEF verso Montecitorio. Hanno fatto una riforma che solamente a livello burocratico, amministrativo, nei contenuti e nella sostanza non c'è assolutamente niente. Sulla scelta di dare pieni poteri al dirigente scolastico, che dal prossimo anno quindi sarà lui a decidere il merito dei docenti, e questo non è giusto. Ci sono anche i docenti esclusi dal piano di assunzione, precari di seconda e terza fascia che rivendicano lo stesso percorso di chi è appena diventato di ruolo. Abbiamo sostenuto tre prove di accesso per fare un corso a numero chiuso che si è concluso poi con un'ulteriore prova finale, quindi noi abbiamo già superato due concorsi. Forza! Forza! Noi rifiutiamo una scuola con il dominio assoluto di un preside che assume, licenzia, premia e punisce, mentre gli insegnanti che hanno perso una quantità di salario enorme si vedono premiati con 5 euro di aumento contrattuale. Tanti anche gli studenti romani che protestano per il diritto allo studio. Noi chiediamo che si torni a finanziare l'istruzione pubblica, la scuola deve tornare a essere gratuita per gli studenti e lo Stato deve coprire quelli che sono i costi per l'istruzione, che sono sempre più inaccessibili per le famiglie. A Roma il corteo degli studenti va avanti senza alcuna tensione, diversa è la situazione a Napoli. Due ragazzi e quattro poliziotti sono rimasti feriti durante un'azione di alleggerimento, fermati dalla polizia i due studenti. A Milano un insegnante sarebbe stato colpito alla testa, lanci di bottiglie e altri oggetti da parte dei manifestanti.